Radio Radicale, siamo con Franco Francesco, Franco, vabbè detto Franco, Franco Mari di Sinistra Italiana Verdi, per parlare dello scontro che c'è stato stamattina sul bilancio della Camera, che mi ha un po' spaventato perché è arrivato qua, pensavo che fosse successo qualcosa di grave perché vedevo tutti che urlavano. Allora, una discussione molto accesa. Ieri sul PNRR i toni non si sono alzati come questa mattina. Allora, che cos'è successo, onorevole? Ma un po' di discussione ancora sul tema dei vitalizi, però siamo. Beh, è stato un po' surreale perché, insomma, si è parlato di vitalizi e si è parlato di vitalizi del Senato. Cioè, la Camera dovrebbe parlare del bilancio della Camera. Sì, in realtà sì, quello che è emerso poi anche dalla votazione è il mandato a tentare di uniformare non tanto soltanto la questione dei vitalizi, quanto più in generale, diciamo così, il trattamento, le condizioni, e questa credo che sia tra l'altro una cosa di buon senso. Quello che invece mi ha stupito un po' è stata la discussione sulla possibilità di affidare a una società in-house i servizi della Camera, ipotesi respinta anche da alcune opposizioni, anche progressiste di sinistra, mentre Cioè il noi PD e il Movimento 5 Stelle sono contro. sì, sono scontro privilegiando nella discussione che si è fatta l'ipotesi invece degli appalti. Ecco, lei che è uno di sinistra, le volevo chiedere, tra la logica degli appalti e quella della società in-house che prevede i concorsi. L'appalto è una forma di esternalizzazione. La società in-house, anche se non pienamente, è una forma di internalizzazione. L'appalto, per quanto si possa operare tentando di evitarlo, comunque contiene il rischio del ribasso. E poi il rapporto di lavoro è appunto deriva, diciamo così, da un appalto. Con la società in-house, come lei diceva, c'è l'obbligo, per una sentenza della Cassazione del 2022, comunque di reclutare il personale attraverso procedure concorsuali del tutto identiche a quelle della pubblica amministrazione. Quindi noi avremo Contratti finalmente migliori. contratti migliori, diritti, retribuzioni che sono garantite da una procedura che appunto che è quella concorsuale. Ricordo che qui in questo palazzo noi abbiamo lavoratori in questo momento che percepiscono un reddito al di sotto della soglia di povertà. Questo è un fatto Quelli delle indecente. pulizie, per esempio. Non solo, non Tipo solo. Ci quali altri? sono lavoratori di cooperative anche che svolgono servizi di assistenza, che Certo. integrano il lavoro dei commessi, e poi ci sono, come diceva lei, le pulizie e così via. Quindi questa cosa secondo me è assolutamente indecente. Certo. Come spiega il fatto che i toni si siano alzati così? Ritiene che sia un effetto del tono demagogico di un dibattito di questo genere? Allora, la questione c'è, però insomma, se si pensa che per altre questioni ci si arrabbia un po' meno. La questione c'è, il problema è che si tende a occupare lo spazio della demagogia, del populismo, stranamente, immaginando che nel paese, questo in parte è vero, ci sia ancora un'attenzione verso questi temi, che sono sicuramente importanti, sono decisivi per la dignità delle istituzioni, per il rispetto che le istituzioni devono avere, però onestamente questo di pari passo dovrebbe camminare con una maggiore attenzione a questioni molto più rilevanti, attuali per le famiglie italiane, penso al salario minimo, penso al reddito di cittadinanza. Senta, se si continuano ad attaccare il Parlamento, le istituzioni e alzare i toni in questo modo, indebolire l'istituto del Parlamento, poi dopo cosa ci resta? Ci resta poco, ovviamente la politica ci ha messo del suo nel far perdere, diciamo così, un ruolo alle istituzioni. Non è che ha dato grande prova di sé negli ultimi Ma questo però non può decenni. essere una giustificazione. E non può essere una giustificazione che si ripete nel tempo, diciamo così, come se niente sia avvenuto. Quello che è avvenuto, diciamo così, sta scritto nella storia, credo che de dei miglioramenti siano stati fatti rispetto al rapporto tra la democrazia, le istituzioni e la società. Adesso però
riconquistare un ruolo nella società, una credibilità, secondo me passa per occuparsi veramente della vita delle persone. Grazie a Franco Mari.